Fanno conoscenza, si confrontano e mangiano insieme intorno ad un'unica grande tavolata. Donne e uomini di etnie, culture e tradizioni differenti, fedeli di varie religioni e non credenti, per mostrare l'apertura al mondo della città eterna, il volto di quell'Italia disponibile all'accoglienza e all'integrazione. Io mi chiamo Mohamed, vengo dal Senegal, sono un rifugiato che vivo a casa Scalabrino 634 e stiamo qua oggi. Tutti ci mangiamo insieme per vedere senza razzismo e così. Roma è una città accogliente, con questa iniziativa noi vogliamo continuare a dirlo. Roma è una città che vuole abbattere i muri, non costruirli, e che è pronta alle sfide di questo secolo. Pasta con verdure, pane e frutta. Si condivide un pasto frugale all'insolita mensa allestita a Via della Conciliazione. Una tavolata senza muri, lunga 270 metri, con oltre 700 commensali accolti da 200 volontari. È un'iniziativa dove si abbattono i muri e noi tutti i giorni in periferia lottiamo per abbattere i muri, per cercare di fare accoglienza, solidarietà. È nella logica dello scautismo, è nel DNA dello scautismo. Siamo tutti abitanti del mondo, quindi stare insieme è la cosa più bella che abbiamo, soprattutto quando ci possiamo ridere, fare delle cose, cioè, imparare, è una cosa che non apprezzo per me. Vedo gente che sorride, la diversità qua, ogni persona, ogni storia ci arricchisce, quindi l'ingrediente oggi di qua è la diversità come ricchezza.